Buongiorno a tutti e benvenuti a un nuovo episodio del podcast di Arbury Road. Il mio nome è Paco Ruzzante, sono uno dei co-founder di Arbury Road. Per chi è nuovo dei nostri podcast, vi ricordo che Arbury Road è una think tank europea che vuole contribuire alla discussione e alla creazione di un'agenda progressista europea. Vi ricordo anche che siamo un'organizzazione indipendente che vive grazie al lavoro fatto dai nostri volontari e che se volete sostenerci potete farlo donando sul nostro sito www.arburyroad.eu. L'argomento di oggi è un argomento molto caldo negli ultimi tempi nella città di Padova, uno dei centri universitari italiani più importanti. C'è stata una proposta di aggiungere una statua di una donna nella principale piazza cittadina, Prato della Valle, e che ha dato via a un acceso dibattito. La discussione ha fatto molto scalpore anche a livello europeo e mondiale, anche perché si inserisce ovviamente sull'ampio dibattito sulla mancanza di statue femminili e più in generale sull'uguaglianza di genere. Tanto è vero che sono stati pubblicati articoli sulla vicenda su giornali di importanza globale come The Guardian e il New York Times. Per parlarne con noi, oggi qui c'è Margherita Colonnello, consigliera comunale del PD a Padova e firmataria insieme a Simone Pillitteri, della lista Giordani, della mozione Padova merita una statua di donna. Ciao Margherita, come stai? Oh, ciao a tutte, ciao a tutti. Bene, bene, grazie. Grazie anche dell'invito. Grazie a te per essere qui con noi. Allora, va bene. Partiamo, direi, con farti un po' conoscere i nostri ascoltatori. Se vuoi raccontarci un po' che cosa ti ha spinto verso l'impegno politico e, diciamo, a impegnarti attivamente nella politica locale. Beh, intanto appunto rinnovo il ringraziamento per l'invito. È un piacere discutere qui con voi. Io inizio a fare politica molto giovane, a 14 anni, perché per merito della scuola sostanzialmente. Ho frequentato una scuola media di periferia e casualmente sono capitata in una classe dove c'era un grande fermento politico nonostante avessimo soltanto 13 anni. All'epoca c'era Berlusconi e da buoni 13 anni noi stavamo alzati la sera del martedì quando c'era Floris alla TV per guardare Floris, non perché volessimo veramente guardare Floris, ma perché non volevamo andare a letto, no? Come tutti i tredicenni, i dodicenni, insomma, col cavolo che vado a letto presto, mamma e papà, piuttosto mi cucco la puntata di Floris. Certo. E poi il giorno dopo, il mercoledì, se ne discuteva come possono farlo dei bambini, quindi con grandi bianchi, grandi neri, nessun tipo di grigio. Però ci siamo formati così e quindi io sono arrivata proprio in prima superiore con l'idea che bisognava fare politica, era una cosa molto naturale. E non a caso, infatti, tanti miei compagni delle medie dell'epoca hanno poi fatto politica. Si sono presi percorsi diversi, però non so, c'è stato un contesto interessante. Mm-hmm. Beh, quindi vivo alla scuola, sempre. Esatto, e beh, del resto, insomma, se non si ha una visione un po' manichea a quell'età e in quel contesto di quegli anni lì, insomma, del berlusconismo. Molto manichea. Esatto, ma direi che il problema era non averla, diciamo, ai tempi, insomma, e anzi, insomma, bisogna essere un po' manichei quando si è giovani e idealisti, no? Va bene, allora, entrerei un po' al centro del dibattito, che appunto è centrato sulla mozione Padova merita la statua di una donna, di cui tu sei firmataria. Allora, intanto, per dare un po' di contesto ai nostri ascoltatori, secondo una recente indagine dell'associazione Mi Riconosci, il Veneto è una delle regioni in Italia con meno statue rappresentanti donne, e donne realmente esistite. Sono infatti solo 6, mentre in Italia in totale se ne stimano 171. 171 già di per sé è un numero molto basso, specialmente se pensiamo alla ricchezza del patrimonio artistico e della produzione artistica del nostro paese, che è senza uguali nel mondo, e il Veneto invece ne ha solo 6, quindi una percentuale bassissima. Vanno un po' meglio alcune altre regioni come l'Emilia-Romagna, ma comunque un numero molto basso. Ovviamente, quando dico di donne realmente esistite, perché si intende di donne
personaggi storici e non di, per esempio, figure mitizzate come la Nike, le Madonne, donne mitizzate, allegorie, esatto, come Vittorie, per esempio. Italie. Benissimo, esatto. E allora, intanto ti chiederai di spiegarci che cosa propone la mozione e magari, se vuoi, un po' spiegarci perché le donne sono sottorappresentate storicamente e appunto e perché secondo te e come e perché è il tempo finalmente di superare questo problema. Sì, allora distinguerei due discorsi. La mozione in realtà nasce in maniera molto più semplice di così. Poi trasforma non a caso in una bandiera di questo movimento che giustamente reclama la presenza femminile delle donne nella monumentalità pubblica. Ma in realtà il nostro pensiero inizialmente era più semplice contenuto, cioè sono gli 800 anni dell'Università di Padova nella nostra città, è il caso di celebrarli. Come? Celebrando la prima donna che si è laureata al mondo, se non la prima, la terza, anche se non si hanno notizie certe delle altre due, che è Elena Cornaro Piscopia. Quindi attenzione, noi scriviamo una mozione non per mettere una donna su un piedistallo, noi scriviamo una mozione per mettere Elena Cornaro Piscopia su un piedistallo. E su quale piedistallo? Su Prato della Valle. Questo è un altro tema di cui forse possiamo discutere dopo, perché intreccia non tanto il dibattito sulla presenza femminile nella monumentalità pubblica, ma piuttosto il dibattito su come il nostro paese intende i monumenti e le piazze ai giorni nostri. Quindi sono due cose che si intrecciano, ma riguardano ambiti diversi. Relativamente appunto alla presenza delle donne nelle piazze, nei pubblici monumenti, ci sono due ragioni per cui non sono rappresentate. La prima, piuttosto banale direi, è che fino a una certa epoca le donne hanno potuto meno degli uomini. Certo, abbiamo avuto sicuramente personaggi femminili di grande spessore, se pensiamo solo alla nostra città, il fatto che Sibilla De Cetto sia stata di fatto la prima finanziatrice dell'ospedale di Padova in via San Francesco nel 1200, fino a Buzzaccarini, la finanziatrice del Battistero, del Duomo nel 1300, abbiamo avuto la prima attrice al mondo, la Andretti, che si è esibita nel 1500 e forse proprio per questo Shakespeare poi chiama la nostra città la culla delle arti, perché effettivamente Padova era aperta anche alle donne. Si trattava però di eccezioni e in ogni caso come tali forse non venivano celebrate anche nella monumentalità pubblica. Monumentalità pubblica che si sviluppa quando? Non solo nel nostro paese ma in generale nel mondo, nell'epoca risorgimentale, nell'epoca del nazionalismo, al massimo del patriarcato, perché paradossalmente ci sono state epoche storiche, e peraltro paradossalmente forse il Medioevo è una di queste, in cui le donne potevano molto di più che non nell'Ottocento. Ed è proprio nell'Ottocento che si sono costruite le città con l'aspetto monumentale che hanno oggi. Morale della favola: non sono state erette statue di donne allora. Nel Novecento, prima con il fascismo, ci immaginiamo, poi in epoca repubblicana sono state preferite allegorie, personaggi collettivi, quindi le partigiane piuttosto che nome e cognome partigiana, i partigiani, il lavoratore, la lavoratrice. E quindi insomma siamo ai nostri giorni, e i nostri giorni in cui, dal mio punto di vista, ma credo che questo sia un punto di vista condiviso da moltissime persone in giro per il mondo, è il momento di non tanto correggere il passato, perché il passato è passato, non è che si tratta di correggerlo o giudicarlo, è andata così. Dal mio punto di vista si tratta di celebrare il presente. Nel presente le donne si sono ritagliate un ruolo con tanta fatica, siamo qui, occupiamo posti di rilievo sempre di più e per fortuna, ne chiediamo sempre di nuovi e è il caso di celebrarci, lo dico proprio candidamente, vogliamo celebrarci e anche ricordare di questa epoca per i secoli che verranno, perché una statua che viene è una statua che rimane lì.
auspicabilmente. Certo, e mi veniva in mente mentre parlavi la statua di Anita Garibaldi, che ho visto in un viaggio recente a Roma, anche lì una statua bellissima di lei a cavallo con la pistola, e molto risorgimentale, però appunto anche questa un po' defilata, mentre la statua di Garibaldi è al centro, no? Circondata da tutti questi uomini. Certo, come no. Ma io invito veramente ad approfondire la ricerca del collettivo di lavoratori dei beni culturali, mi riconosci? Sono professionista dei beni culturali, si chiama per esempio il nome di questo collettivo, perché fanno emergere tante cose interessanti. Al netto del basso numero di statue femminili, bisogna poi andare a vedere dove sono. Mm-hmm. Sono prevalentemente nei giardini, nei giardinetti, quindi l'uomo sta nella piazza, la donna sta nel giardinetto a fianco ai tulipani, ecco. Mm-hmm. E poi come sono? Perché le donne vengono poi spesso rappresentate con una femminilità molto spiccata, in giovane età, spesso e volentieri sessualizzate, nude addirittura. Particolarmente impressione mi ha fatto il monumento di Ilaria Cucchi, che la ritrae completamente nuda. Ok, ho capito che è morta, quindi bisogna celebrare la sua anima, ma insomma, perché un momento di questo tipo? Peraltro senza neanche una targhetta che ricordi chi è, cosa ha fatto, e quindi semplicemente sembra una fata che, insomma, senza vestiti, che sta in mezzo a un giardino, naturalmente, mai più una piazza. Mm-hmm. E quindi, sì, forse Anita Garibaldi se la passa quasi bene rispetto a tutte le altre. Certo, sì sì, no, infatti la statua è molto bella, però appunto mi ricordo che mi aveva impressionato questa cosa, ci ho ripensato recentemente poi quando è venuto fuori questo dibattito. Va bene, se vuoi parlarci un po' anche invece di quello che accennavi prima, cioè della più generale concezione della monumentalità pubblica che c'è al giorno d'oggi, credo che possa essere molto interessante per i nostri ascoltatori. Beh, diciamo che le principali critiche rispetto alla mozione erano critiche rispetto al fatto che Prato della Valle viene considerato da alcuni un tutto organico intangibile, cioè qualcosa che si è cristallizzato nel passato a un certo punto e che da adesso in poi è intoccabile dal presente e dal futuro. Sì. Carlo Fumian, se non sbaglio, no, è stato uno dei più docente di storia contemporanea all'Università di Padova, tra l'altro mio relatore. Lo salutiamo con affetto. Alla magistrale, quindi esatto, lo saluto caldamente se per caso gli capita di sentire il nostro podcast. Allora. E però dice appunto, questo è stato riportato anche da The Guardian, no, che non si gioca al domino con le statue, insomma, che era un po'... Sì, a me sembra che la critica del professor Fumian sia una critica più su la monumentalità al femminile e sulla cancel culture, che è un altro ambito ancora. Uh-huh. E relativamente invece alla questione di beni monumentali, di come si conservano, di come vengono intesi, in Italia, dal mio punto di vista, abbiamo un po' un manicheismo, si parlava prima di... Uh-huh. termine, quindi un po' di bianco e nero su che cosa sono i beni monumentali. È chiaro e siamo assolutamente favorevoli che esistano degli organismi come le sovrintendenze che proteggono le nostre bellezze da gli scempi che i privati potrebbero fare nei confronti del bene pubblico e del bene comune, perché il bene monumentale è prima di tutto bene comune. Però ecco, non tutto va considerato come un museo impacchettato. E le nostre città, al netto delle sovrintendenze, proprio dal senso comune, dalla stessa politica, dal mio punto di vista, vengono intese come città impacchettate, pronte da essere fotografate, sempre uguali a se stesse, delle belle cartoline, non per i cittadini, ma per i turisti. Allora, non si tratta di pervertire la bellezza delle nostre città che ci appartiene, perché appunto è un bene comune. Però si tratta di prendere atto che non tutte le piazze sono il Colosseo. Il Colosseo è un bene monumentale, chiuso, e infatti serve il biglietto per accedere e ci mancherebbe altro che fosse toccato da qualcuno, rimane così com'è. Prato della Valle, secondo me è un'altra cosa.
è un esempio di bene monumentale che potrebbe essere considerato in altro modo. Perché? Innanzitutto perché non è nato come un tutto organico. Si è sviluppato nel corso dei secoli a partire dal pensiero di Memmo nel 1775, che aveva dato un progetto anche abbastanza definito, ma che poi è stato realizzato in una minima parte. Quindi non è come il colonnato del Bernini che nasce, cresce e finisce, secondo le idee dell'autore in Piazza San Pietro. In questo caso Memmo aveva pensato addirittura tre cicli di statue e al centro del prato un mercato coperto di legno. Si è fatto qualcosa, poi Memmo è stato mandato via, è arrivato qualcun altro, insomma, tempi lungaggini all'italiana già all'epoca, per quando fossimo sotto la Serenissima, poi sotto i francesi eravamo comunque italiani, e poi è arrivato lo Iappelli nell'Ottocento, ha detto vabbè, proviamo a mettere ordine in questo modo. E ci hanno messo un secolo per mettere ordine, come diceva lo Iappelli, dopo che gli hanno bruciato 20 progetti perché erano tutti troppo costosi, finché alla fine Iappelli si è stufato, ha detto vabbè, mettiamo soltanto la ghiaia, almeno mettiamo la ghiaia. Boh, 100 anni per mettere la ghiaia. Poi romanzando ovviamente. Certo, però. Molti più dettagli di così. Mm-hmm. L'ultima, l'ultimo intervento importante è stato fatto negli anni 20 con la fontana. Mm-hmm. Negli anni 80 si è tagliato il patrimonio arboreo e si sono piantati dei nuovi alberi. E non ultimo, di recentissimo, in quella piazza adesso passa il tram. Se vi ricordate, anche all'epoca c'è stato tutto un discorso sulla sovrintendenza. Può passare, non può passare, infatti il tram passa senza fili in Prato della Valle. Ecco, secondo me non è un posto intangibile, è un posto dei padovani e può continuare a crescere con i padovani, seguendo la volontà dei padovani e delle padovane, magari. E raccontare la storia della città, in questo caso si farebbe, diciamo, simbolo appunto di un momento comunque di cambiamento. E lo sappiamo quanto il nostro paese abbia bisogno di un po' di cambiamento. Benissimo, continuando a fare un po' invece l'avvocato del diavolo, ecco, cioè riportando le principali critiche fatte al progetto, tralascio quelle provenienti, diciamo, dalla destra, cioè di opposizione al principio, alla base della proposta, poiché credo, ovviamente che, o almeno spero che nell'ambito progressista tutti siamo d'accordo sulla necessità di più statue di rappresentazione e rappresentazioni femminili. La critica invece che ho sentito un po' più frequentemente anche dalle persone di sensibilità progressista nelle scorse settimane e che forse merita di essere affrontata è quella che questa appaia come un'iniziativa principalmente propagandistica, cioè che non risolve completamente la parità di genere, ma è solo un'iniziativa simbolica. Mi voglio poi ricollegare anche qui a un altro progetto del Comitato Pari Opportunità del Comune di Padova, rotonde dedicate alle donne che hanno fatto la differenza. E per esempio qualche giorno fa in particolare sono state inaugurate le prime due rotonde intitolate rispettivamente alla magistrata Graziana Campanato e all'avvocata Tina Lagostena Bassi, e appunto parte di questo progetto è per promuovere la parità di genere. Quindi uno potrebbe dire, per promuovere la parità di genere il Comune di Padova ha deciso di intitolare delle rotonde e di installare delle statue di donne in Prato della Valle. Questi sono tutti interventi simbolici. I simboli e la coscienza storica sono sicuramente importantissimi, io poi da storico, figuriamoci, li considero fondamentali, però uno potrebbe dire, ma nel concreto e sul piano sociale, cosa ha fatto l'amministrazione comunale per promuovere la parità di genere e quali iniziative sono state prese e quali secondo te andavano prese, si poteva magari fare qualcosa di più? Ok, intanto parto dal dire che le questioni simboliche non sono altro e non sono un ostacolo dalle questioni sostanziali. E, come dicevo prima, le questioni simboliche sono una questione di posizionamento nella storia, di autosoggettività, cioè di autoproclamarsi, di proclamare la propria epoca
in un certo modo, di occupare uno spazio, di occupare dei nomi e di consegnarli al futuro. Quindi sono probabilmente meno, passami il termine, frufru di come potrebbero sembrare. E difatti, per una mozione del genere, che dal mio punto di vista anche abbastanza trascurabile, detto, insomma, effettivamente di cosa si tratta? Di una statua, bisognava dire sì, no, boh. È diventata una questione internazionale, proprio perché i simboli hanno la loro importanza nella storia, nella vita delle persone, per come si rappresentano e si autorappresentano. Mm-hmm. Ovviamente un simbolo non cambia la sostanza poi della vita delle persone, può cambiare un po' di percezione, ma non la sostanza della vita delle persone. E quindi a cosa serve? Può servire per rinforzare ulteriormente determinate battaglie. Una cosa che ho detto in consiglio comunale è che una statua non mi dà, ad esempio, la parità salariale. Una statua non mi dà il congedo di paternità, che secondo me è la battaglia del femminismo adesso. D'accordo. Una statua non mi dà la possibilità di accedere a determinati incarichi perché si è già combattuto in un certo senso il patriarcato opprimente che ci impedisce a noi donne di fare determinati passaggi. Questa cosa non ce la dà una statua. Una statua però rappresenta la nostra determinazione a cambiare questo presente. Io la penso così. Dal punto di vista dell'amministrazione comunale, io sono contenta. Intanto perché sia la giunta che il consiglio sono stati abbastanza rappresentativi delle donne e questo non è scontato ancora nel nostro paese purtroppo, quindi come dire, la politica anche per il voto degli stessi cittadini e delle stesse cittadine ha determinato un consiglio comunale a forte traino femminile e una giunta a forte traino femminile. Quindi bene, anche qui forse si tratta di simboli, ma non sono per niente scontati nel nostro paese. E poi abbiamo fatto tante cose per le donne nei più diversi ambiti. Cosa vuol dire fare cose per le donne dal mio punto di vista? Vuol dire, ad esempio, sostenere gli asili nido. Con la pandemia nel nostro comune c'è stato il rischio che chiudessero parecchie strutture private, perché purtroppo nel territorio noi ereditiamo una storia di asili nido e scuole materne, scusate, e scuole dell'infanzia, prevalentemente di ambito privato. Ecco, ma non è, è così. Rischiavano di chiudere. Noi abbiamo evitato questa sciagura, li abbiamo sostenute tutti. Questo vuol dire anche sostenere le donne, perché poi purtroppo sono ancora le donne spesso ad occuparsi dei bambini. E similmente abbiamo portato avanti come comune una battaglia per le IPAB. Qui riporto una responsabilità che invece è della regione. IPAB vuol dire case di riposo, perché anche lì chi si occupa degli anziani? Nella maggior parte dei casi le figlie delle madri anziane e dei padri anziani. E lì il comune non può fare molto, è una delega regionale, però abbiamo dato battaglia e ancora aspettiamo delle risposte. Parità salariale e congedo di paternità non sono argomenti del comune, purtroppo, sono qualcosa su cui dobbiamo batterci assolutamente a livello nazionale. Un'altra cosa che Padova ha fatto in un certo senso, anche se nel senso che l'autore di questo progetto di legge era padovano, è il disegno di legge Zan. La nostra città ha fortemente sostenuto anche nella persona del sindaco quel tipo di disegno di legge. Poi è andata a finire come è andata a finire, però Padova c'era, Padova era pronta, tutta l'amministrazione si è sempre schierata dalla parte delle donne, dalla parte dei deboli e contro ogni forma di discriminazione. Certo. Va bene, benissimo, sì, direi che è una buona risposta. E tornando invece al tema del simbolismo, affermavi prima che la presenza femminile, seppur non sia di per sé garanzia di rinnovamento e di una maggiore gender equality, è importante e non è scontata. E grazie a tutta una serie di politiche adottate negli ultimi anni, finalmente la presenza femminile nella politica sta aumentando. Ecco, però, allargando un po' il discorso, ci sono due considerazioni, a mio parere, da fare.
La prima sul fatto che l'elezione di una donna, è vero, non è di per sé una garanzia, e questo lo si vede, secondo me, anche a livello italiano ed europeo. Penso per esempio alla recente elezione di Roberta Metsola, no? Come presidente del Parlamento europeo. Ora, Roberta Metsola è apertamente antiabortista e nonostante questo la sua elezione è stata celebrata come un fatto positivo da tanti anche a sinistra. Più in generale, se pensiamo alle donne che occupano posizioni importanti a livello europeo, come Ursula von der Leyen o come Christine Lagarde, sono tutte comunque donne moderate di centro, se non di destra. Questo per dire che le donne che arrivano in posizioni di potere sembrano essere, in Europa, ma anche in Italia ci sono moltissimi esempi, donne che sembrano difendere lo status quo, piuttosto che promuovere un reale cambiamento e valori femministi. L'altra faccia della medaglia, però, appunto, su cui secondo me tra noi progressisti dobbiamo riflettere, è che, e all'interno anche dello stesso Partito Democratico di cui tu sei militante, è il fatto che all'interno del mondo progressista le donne sembrano proprio far fatica a tenere posizioni di rilievo. E a partire dal livello cittadino, per esempio, parlavamo di Padova prima, in epoca recente l'unico sindaco donna, Giustina Destro, è stata comunque eletta nel centrodestra e non credo addirittura ci sia nemmeno, correggimi se sbaglio, mai stato un candidato sindaco donna nel centrosinistra, almeno nei partiti principali di centrosinistra. A livello nazionale ci sono anche qui appunto un sacco di esempi, non credo abbiamo mai avuto un segretario donna nel Partito Democratico né negli altri principali partiti di centrosinistra. E ancora, per esempio, mi vengono in mente le ultime recenti elezioni amministrative, 5 candidati sindaco nelle 5 città principali italiane, Bologna, Torino, Milano, Roma e Napoli, e non c'era nessun candidato donna. E per finire, anche ancora più recentemente, se pensiamo all'elezione del Presidente della Repubblica, o meglio alla rielezione di Mattarella, anche questa può essere considerata come l'ennesima dimostrazione di un problema. Mattarella è una persona ovviamente degnissima ed è garanzia di rispetto costituzionale, però diciamo sembra che l'ipotesi di una donna presidente non sia stata nemmeno considerata dai progressisti, mentre la destra ha proposto diverse candidate, nomi come la Casellati, che assolutamente meglio non vengano eletti e non vogliamo presidente, però ecco, la proposta c'è stata. Io credo che questo debba quantomeno far riflettere nel mondo progressista, e volevo chiedere la tua opinione anche basata sulla tua esperienza politica. Pensi che ci sia un problema di parità nel centrosinistra, magari anche un po' di ipocrisia, e magari se ti sei mai sentita discriminata a volte nella tua esperienza diretta? Una domanda molto complessa, sì, tante certo. Ore vogliamo darci, e anche forse un confessionale. Mm-hmm. Con ordine, relativamente alle donne che raggiungono posizioni di potere di destra, ci sono magari donne che non sostengono le donne, ma comunque per me è importante che la Lagarde sia lì, ad esempio. Cioè, siamo ancora in un'epoca in cui la presenza femminile nelle istituzioni è guardata come una novità. Dobbiamo rinforzare invece il fatto che esiste anche l'altra metà della luna. Ci siamo, non ce ne andiamo. Quindi, poi, chiaro, bisogna sempre distinguere, no? Cioè, è una donna, bene perché rappresenta il fatto che le donne siano lì, ma è anche Christine Lagarde. Quindi ci sono certamente delle cose che, anzi, è soprattutto Christine Lagarde, direi. E quindi ovviamente mi posso opporre rispetto a determinate politiche da lei proposte, così posso dire di tante donne di destra. E quindi ecco, è un discorso che ancora ha una sua ambiguità, perché non siamo ancora al momento in cui è scontato che tanto una donna quanto un uomo possa raggiungere quel livello, purtroppo.
siamo ancora indietro. Poi io sono di natura ottimista e dico, a un certo punto non la chiamerò più donna, la chiamerò semplicemente Lagarde, non la chiamerò più donna, la chiamerò semplicemente Merkel. Sarà un bel momento, spero che arrivi presto, secondo me siamo sulla giusta via. Mm-hmm. Grazie a queste donne comunque. E quindi onore al merito se hanno resistito a un contesto così maschilista com'è la politica adesso, sicuramente lo è stata molto di più negli anni in cui loro si sono fatte le ossa. Relativamente alla sinistra, è un interrogativo che mi sono posta molto spesso. La Dandini ha dato una risposta molto interessante qualche tempo fa alla trasmissione sulla Sette, adesso non è quella con Zoro, non viene in mente a Propaganda Live. Propaganda Live, sì. Perché a sinistra ti fanno un po' i tappeti verdi, cioè i tappeti rossi, e poi non ti fai le ossa veramente. E devo dire che mi ha fatto riflettere come risposta, perché nella sua semplicità forse racconta una cosa vera, e cioè che a sinistra, tanto per le donne quanto per i giovani, c'è molto paternalismo. Cioè esistono molti maschi, uomini adulti, anziani, che sanno cosa è meglio per noi. E lo sanno meglio di noi, incredibilmente. Quindi rimangono lì dove sono. E poi vi dirò, questo è un discorso generale. Io nella mia esperienza ho conosciuto più uomini disponibili, capaci e generosi che uomini paternalistici e ostativi. Però una buona dose di paternalismo l'ho sempre riscontrata in politica, adesso che inizio ad avere i miei 30 anni, un po' meno, e mi fa molto piacere. E questo quindi, a sinistra forse si è abituati a pensare invece dei deboli, no? Cioè io rappresento i deboli, quindi sono loro, al posto che magari dargli direttamente spazio. E c'è un'altra cosa che ho notato, e cioè che le forme organizzative della politica sono ostili alle donne, perché la politica fatta come adesso a livello italiano è una politica che richiede tempi lunghissimi, spesso inutilmente. Tradotto, si fanno riunioni senza ordine del giorno, non si fanno i verbali alla fine, le discussioni non hanno tempi di parola contingentati. Queste sono tutte forme organizzative che impediscono a chi, non solo le donne, ma magari a chi ha 30 anni, inizia ad avere una famiglia, un figlio piccolo e ha voglia di fare politica, però si ritrova in una riunione fiume, in una sede di partito, come in un consiglio comunale, dove non si capisce bene quale sia il punto, dove si va a finire, ecco, c'è anche da riformare proprio l'organizzazione della politica, sia quello istituzionale che quella di partito. Forse pretendo troppo, però avendo visto funzionare il Parlamento europeo, dove ho lavorato per 4 mesi, io ho potuto vedere che c'è un modo diverso di fare politica, è già stato ampiamente provato, sperimentato, si è consolidato, si basa su tempi di parola che vanno al massimo ai 3 minuti, c'è sempre un ordine del giorno e sempre una relazione finale. E perché non farlo anche qui? Certo, e aggiungo anche che questo, appunto, oltre alle donne c'è anche un problema proprio di classismo, nel senso che ovviamente poi la gente che può dedicare una quantità spesso di maggiore di tempo, certo, e che ha i mezzi, no, è chi può permettersi. Sono né le donne, né i padri, né i giovani padri, né i lavoratori che tornano a casa la sera stanchi e magari il weekend vogliono rilassarsi. Ci vuole più politica, nel senso più organizzazione. Certo. Va bene, direi che con questo abbiamo concluso il nostro podcast e ovviamente l'augurio è che si realizzi quello che prospettavi, cioè che presto le persone vengano valutate in quanto individui e per i loro meriti e non sulla base del sesso. E noi ovviamente di Arbury Road saremo qui a lottare per questo. E ti ringrazio moltissimo Margherita, ti faccio... Grazie a voi, ringrazio perché mi sono dimenticata all'inizio, però anche qui voglio citare
Simone Pelletteri, lo ringrazio per questa avventura che abbiamo fatto insieme e anche gli altri due ideatori del progetto che sono Anna Piva e Gianluca Costa. Certo, vi salutiamo tutti e vi dicevo congratulazioni anche poi per il successo del progetto. Comunque vediamo appunto poi adesso come qual è l'iter adesso, quando dovrebbero... A questo punto la mozione è passata in consiglio comunale e se ne dovrebbe occupare il gabinetto del sindaco. Mm-hmm. Hanno il compito per mozione di tenere conto di tutto il dibattito che c'è stato in questo mese per valutare una prima proposta da sottoporre alla sovrintendenza. Quindi tempi. Ci vorrà ancora un po' di tempo, ok. Tempo. Armiamoci di pazienza. Per controllare. Ok, benissimo. Allora, saluto i nostri ascoltatori, come sempre vi invito a sostenerci, a seguirci e a aiutarci a far girare i nostri contenuti. E ti faccio, Margherita, un in bocca al lupo per questa iniziativa e anche per il proseguo della tua militanza. E ecco, speriamo di rivederti presto in un altro dei nostri podcast. Grazie. Ciao.